Era stato trovato morto dopo 8 giorni di ricerche il piccolo Mattia Luconi, il bimbo di 8 anni che durante l'alluvione dello scorso settembre era stato trascinato via dall'esondazione del torrente Nevola per 13 chilometri. Il corpicino era stato individuato dai carabinieri in un campo nel comune di Trecastelli dopo la segnalazione del proprietario del terreno, una tragedia che aveva colpito l'intera comunità di San Lorenzo in Campo, dove Mattia viveva con la sua famiglia. Per non dimenticare, l'amministrazione comunale ha voluto dedicargli il nuovo parco giochi. Sì, abbiamo voluto dedicare questo nuovo parco che abbiamo realizzato poco tempo fa proprio a Mattia, perché lui era un bimbo a cui piaceva molto giocare qui nel parco di San Lorenzo, in questa zona. E proprio su questi giochi sicuramente ha giocato anche Mattia, e con questo gesto ogni persona, ogni bimbo, ogni adulto, ogni anziano che passa qui davanti potrà ricordarsi di questo bambino che è stato portato via dalle braccia dei loro genitori, e ci insegna anche a pensare al nostro futuro, a ricevere un insegnamento dalle tragedie. Cosa possiamo fare noi adulti per fare in modo che tutto ciò non accada più in futuro? Presenti questa mattina le autorità locali e regionali, gli agenti della polizia locale e i bambini della scuola primaria Lorenzo Bettini che, prima del taglio del nastro, hanno letto dei pensieri e ricordato il loro compagno di classe. Al momento istituzionale non sono voluti mancare la mamma e il papà del piccolo Mattia, Silvia Amreu e Tiziano Luconi. Sì, siamo onorati e felici di avere ricevuto tutta questa vicinanza da parte dell'amministrazione. Il ricordo di Mattia rimarrà sempre per tutti, tutti i bambini e tutti quelli che frequenteranno il giardino ricorderanno Mattia. E questo ci fa molto piacere, ce lo fa sentire vicino e ci fa sentire vicini tutti gli abitanti della cittadina di San Lorenzo, in particolare l'amministrazione e la scuola che per anni ha accompagnato Mattia nel suo purtroppo breve percorso.